Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo rapidamente di una retrospettiva interamente dedicata al Sinclair ZX Spectrum, un home computer che fu venduto anche in Italia negli anni 80 e che trovò una certa accoglienza, perfino anche con alcune riviste di settore dedicate. Il punto di forza del Sinclair ZX Spectrum era il prezzo di acquisto, simile e addirittura inferiore al Commodore 16, ma lo ZX Spectrum della Sinclair aveva il pregio di avere una CPU più potente e il doppio della RAM del Commodore 16, per quanto il Sinclair ZX Spectrum avesse una tastiera veramente orrenda. Il Sinclair ZX Spectrum fu venduto dal 1982 sino al 1992, ma nel 1986 la Sinclair fallì. La divisione di ricerca e sviluppo della Sinclair fu acquistata dalla Amstrad. Amstrad produsse e pose in vendita versioni migliorate dello Spectrum ZX dal 1986 sino al 1992. Tra i più importanti si ricordano lo ZX Spectrum Plus, che è quello che vedete a video e di cui ne sfoglieremo il manuale utente a breve, facendo un viaggio nel passato. L'hardware era identico allo Spectrum ZX della Sinclair, con 48k di RAM e CPU Z80. L'hardware Amstrad però differiva da quello originale della Sinclair, perché il modello dell'Amstrad aveva una vera tastiera QWERTY ed era utilizzabile in modo ergonomico, per cui la macchina non sembrava una calcolatrice scientifica con i tasti di gomma. ZX Spectrum Plus 2, quello che vedete a video, a livello hardware era identico allo ZX Spectrum Plus, ma l'hardware era stato dotato di 128 KB di RAM, oltre ad un registratore a cassetta in bundle. ZX Spectrum Plus 3, quello che vedete a video, appunto, l'hardware era identico allo ZX Spectrum Plus 2, quello precedente, tranne per il fatto che il vetusto registratore era stato sostituito con un disk drive da 3 pollici e mezzo in bundle con la macchina. L'influenza della filosofia dell'Amstrad sul computer CPC Amstrad 464 indubbiamente si ritrovano nei modelli ZX Spectrum Plus 2 e Plus 3. Vi invito, se non l'avete fatto, a dare una sbirciata al podcast Sinclair Spectrum ZX contro Amstrad CPC 464. Come potete vedere a video, il modello della ZX Spectrum Plus prodotto dalla Amstrad era, come dimensioni, più o meno un pochino più grande, più lungo rispetto al modello ZX Spectrum, ma aveva una tastiera QWERTY leggermente, diciamo, utilizzabile e dignitosa. C'erano tutti i tasti che si potevano digitare come una vera macchina da scrivere, con la barra spaziatrice sufficientemente lunga e centrale. Poi avevamo dei tasti di direzione delle frecce, il tasto return bello chiaro e ampio. Poi c'era i tasti shift molto ampi ai lati destra e sinistra della macchina, e quindi era una tastiera, anche se molto compatta, indubbiamente utilizzabile, inclusi anche tutti i numeri posti in alto. Quindi praticamente una tastiera decisamente utilizzabile ed ergonomica. Per quanto riguarda invece l'hardware, come potete vedere a video, la motherboard era praticamente identica a quello dello ZX Spectrum della Sinclair in versione a 48k. C'era praticamente una cassa, diciamo, sonora per l'audio. Poi abbiamo lo CPU Z80 centralmente sulla destra, poi abbiamo i 48k di RAM e poi, diciamo, il modulatore per l'uscita sulla televisione.
E quindi niente da dire, diciamo, a livello hard, lo spin-out praticamente quel connettore di espansione, a livello hard era praticamente identico, era stata aggiunta sostanzialmente una tastiera rendendo utilizzabile lo ZX Spectrum, in modo da allontanarlo dalla dimensione delle calcolatrici scientifiche, rimuovendo gli orrendi tasti in gomma. Ecco quindi il manuale dello ZX Sinclair ZX Spectrum Plus, che questo era già prodotto dalla Amstrad. Ok, da cosa era composto il brevissimo manuale Get Going, ossia cosa ci si trovava sul quando si comprava il computerino, primi esempi di programmazione, che cosa c'era da sapere sullo ZX Spectrum Plus e diciamo come imparare il linguaggio Basic. Scorriamo innanzi. Ok, eccolo qui, il ZX Spectrum Plus, come si vede era già molto diverso esteticamente, come aveva una tastiera indubbiamente dignitosa con una barra spaziatrice, il tasto return, i vari numeri. Anche se era estremamente, diciamo, piccola la tastiera, era però utilizzabile. Poi c'era l'alimentatore, i cavetti per collegarlo, diciamo, al registratore e dal registratore e dal televisore. Eccola qui, qui era spiegato praticamente come andare a collegare gli spinotti. La macchina era veramente essenziale, presa per l'energia, diciamo, dell'alimentatore, un vano di espansione a cui collegare eventualmente delle stampanti, che non ci si faceva assolutamente nulla sulla macchina. Poi avevamo gli spinotti per quanto riguarda il registratore, audio in entrata e audio in uscita, e la presa, diciamo, RF per collegare al televisore. Come sintonizzare il televisore per ricevere il segnale del computer, una procedura, diciamo, da seguire per effettuare i collegamenti computer-televisore, e quindi, diciamo, i primi esempi di capacità di cosa poteva fare lo ZX Spectrum Plus con l'utilizzo, diciamo, dei vari tasti, che con alcuni esempi semplici semplici di programmazione e lo scopo, diciamo, dei vari tasti, il tasto Enter e eventualmente altri tasti. Break, cosa serviva, il tasto Delete, quindi gli elementi minimi essenziali per incominciare a battere, diciamo, a macchina sul tastierino, inserendo dei programmini da cui trarre un'immediata soddisfazione. Qui siamo, ne ha spiegato che cosa si poteva far girare, diciamo, sulla macchina. Questo è, ecco, il collegamento con un registratore. L'importante è che il registratore indubbiamente poteva andare bene qualsiasi registratore avesse, diciamo, delle uscite, entrata ed uscita, ma l'importante è che era che avesse un contatore, altrimenti non era possibile prendere, diciamo, alcun riferimento da dove iniziavano i programmi da caricare e da salvare. Come caricare un programma? Da notare, questo manualetto piuttosto semplice, ma è comunque composto da tutto quello che serve, a colori, a differenza degli altri manualetti che erano, diciamo, come sono visti, la maggioranza erano tutti in bianco e nero. L'utilizzo della tastiera, quindi erano stati mantenuti sulla tastiera i vari alcuni, diciamo, la forte personalizzazione del Basic che la Sinclair aveva fatto, ma indubbiamente la presenza di una tastiera QWERTY rendeva la possibilità all'utente di incominciare a digitare le parole e diciamo i codici del Basic senza stare a perdersi troppo tempo nell'utilizzare una tastiera originale, che invece del Sinclair è più simile ad una calcolatrice che a un computer. Qui, diciamo, è spiegato i vari tasti a cosa possono servire, per, diciamo, le varie frecce e quant'altro, e qui sono incominciati a utilizzare praticamente il computerino con una serie di esempi molto semplici. Ok, alcune informazioni sulla grafica, su cosa era possibile farci. Bello il fatto che sul monitor ci siano i colori, che rendono un'idea, diciamo, di cosa si poteva ottenere facendo, diciamo, l'inserimento di questi programmini. E poi vediamo l'animazione, altre cose, come fare, diciamo, del suono con il Sinclair. Eccolo qui. Vediamo un po'.
Oh, che cosa si era possibile apprendere, sapere in più, che cosa c'era, che cosa era composto. Si vede, diciamo, la macchina come era composto, che era identica alla versione della Sinclair, quella dell'Amstrad, il fatto che aveva appunto una tastiera decente. Le varie periferiche, il microdrive che non serviva a nulla perché era veramente inaffidabile, decisamente meglio utilizzarlo con un registratore normale, cui occorreva però collegare degli spin-off, delle espansioni aggiuntive per poter sfruttare il vano dell'espansione a cui collegarlo poi ad una tastiera. Locazioni di memoria dello ZX Spectrum. Ok, come si imparava il basic, qui è praticamente spiegato ogni comando, come utilizzarlo in modo estremamente semplice e stringato, tutto il linguaggio del basic che era stato fortemente personalizzato dalla Sinclair per, diciamo, farlo entrare e adoperare su una macchina che era stata pensata con altre, con una tastiera diversa, ma comunque, diciamo, il linguaggio era lo stesso e questo era spiegato in modo approfondito, di modo tale che ci si poteva iniziare a programmare. Qui c'è un indice, la zona del video, come utilizzarlo in modo da prendere un riferimento, e poi niente, pubblicità e un vario modulo minimo essenziale di un manuale molto stringato, ma comunque era possibile farci un'idea e utilizzare in modo proficuo la macchina andandoci a programmare. Ovviamente con la presenza di un tastierino rendeva anche la presenza di un word processor la possibilità anche di farci qualche cosa in più, come ad esempio qualche ricerchino o qualche lettera, mentre senza una tastiera indubbiamente scrivere ad esempio una lettera, una ricerca di scuola o comunque qualsiasi cosa diventa veramente impossibile. Ok, questo lunghissimo viaggio nel tempo è finito, abbiamo fatto un breve excursus del manuale Sinclair. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.